Beh, sai come si dice, i figli ti cercano solo se gli serve qualcosa. Papà, devi aiutarmi. Prendo il giubbotto. Fra 30 anni nel futuro, stiamo combattendo una guerra. Il nostro nemico non è umano e stiamo perdendo. Ci serve che voi combattiate. Tornerò presto. Ti voglio bene, pesciolino. Tra 7 giorni, quando sarete in guerra, non combatterete per il vostro paese, combatterete per il mondo. Tutto bene? Certo, vado in guerra. Ora state zitti e ascoltate. Scusa, quando sono nervoso io parlo. Sono a 97 su 100 nella scala dei nervi. Ci divertiremo. Benvenuti nel futuro. Tu e la tua unità ora siete nel 2051. Sono ovunque. Noi siamo cibo e loro hanno fame. Il nostro nemico è più in gamba, più veloce e più potente di quanto possiate immaginare. Vuoi vedere qualcosa di veramente pericoloso? Sembra che non abbia visto altro da quando sono qui, ma... ok. Nel giro di pochissime settimane, la specie umana sparirà dalla faccia della Terra. Niente di ciò che facciamo qui importa. È qui che ti sbagli. Non ci credo neanche un po'. Faremo in modo che questa guerra non cominci mai. È la mia opportunità per dare al mondo una seconda chance. Una seconda chance è rara da ottenere. Distruggiamole! Non mi nasconderò. Voglio combattere. Non è neanche carica. Sì, beh, non è carica, è una carlinga pressurizzata. Dovrei caricarla qui? Se il proiettile parte, veniamo risucchiati fuori.